Le loro mani sapienti hanno modellato le chiome di personaggi famosi e anche delle finaliste di Miss Italia. Loro sono Gaetano e Alessio Repaci, parrucchieri reggini, che in occasione della giornata contro la violenza sulle donne hanno invitato nel loro salone Compagnia della Bellezza Miss Italia 2015, al secolo Alice Sabatini, per un aperitivo molto fashion. E dopo taglio, trucco e tante foto con fan e curiosi accorsi per incontrare il simbolo della bellezza nostrana, Alice si è concessa ai nostri microfoni. Quanto è importante il rapporto fiduciario tra una Miss Italia e una modella con il proprio parrucchiere? Beh, il rapporto è fondamentale, loro sono stati molto bravi in questo perché ci hanno sopportato e supportato per 20 giorni a Jesolo. Sono stati molto carini, sono molto uniti da questa grandissima energia che loro hanno e sono seguiti da maestri che io ho avuto il modo di approfondire la loro conoscenza e posso dire che sono delle persone fantastiche e prima del lavoro mettono loro stessi in gioco. Quindi loro sono parrucchieri che puntano soprattutto sull'essere della persona e il coccolare la persona, quindi credo che questa sia una cosa fondamentale. Subito dopo l'incoronazione qualche polemica, ma adesso come ti senti? I primi mesi, gli impegni che hai avuto e come ti aspettavi o diverso? Diciamo che non sono partita proprio il piede giusto, però tutta la storia delle polemiche mi ha rafforzato moltissimo e mi ha fatto capire che in questo mondo bisogna stare molto attenti a ciò che si dice e cercare di parlare ad un pubblico che è sempre pronto a criticare o comunque ad elogiarti, quindi io spero che le mie polemiche, comunque la mia storia sia stata capita da molte persone e infatti sto avendo molti riscontri positivi in questo. I lavori li sto facendo moltissimo, soprattutto lavoro con i sponsor e tantissime presenze faccio all'interno di Compagnia della Bellezza e niente, sono felice che comunque, anche se stanca di non avere un giorno libero, ma questo vuol dire che la mia immagine vale e che comunque ho lavoro e in questo periodo di difficoltà a livello lavorativo per i ragazzi in Italia e mi ritengo una ragazza molto fortunata. L'essere parrucchiere di modelle Miss Italia e quant'altro, come cambia il rapporto con i vostri clienti abituali? Per quanto riguarda la Miss o le clienti, ogni cliente che entra da noi è una Miss perché va trattata come una Miss, perché Miss Italia è perché è una bellezza particolare, è un talento particolare, ma ogni donna che entra da noi è veramente trattata bene come una Miss perché è fondamentale coccolare e seguire le relazioni che abbiamo all'interno dei nostri negozi e fuori. Noi siamo arrivati a ottenere questi risultati magnifici proprio perché curiamo le relazioni con piccoli, grandi, anziani di tutte le età, uomini e donne che siano. Quindi per noi è fondamentale la relazione con gli esseri umani. La giornata ancora non è finita, ci saranno altri eventi, ma domani cosa resterà di questo appuntamento, di questa giornata per voi? Resterà l'importanza della donna. Domani ci sarà l'evento contro la violenza sulle donne e resterà l'importanza di quello che è la donna. E grazie a Alice stiamo vedendo il risultato di questo nostro evento, progetto. Cosa si sente di dire a tutte le donne che hanno subito violenze, hanno situazioni difficili anche in casa? Che prima di tutto bisogna pensare a noi stesse e poi all'altra persona che abbiamo accanto, perché se noi stiamo bene con noi stesse siamo sicuramente bene anche con la persona che abbiamo vicino. Se noi non siamo felici non dobbiamo scendere a compromessi o comunque stare in silenzio, perché vuol dire che non c'è rispetto verso di noi e questa è una cosa bruttissima.